Signori, ben ritrovati. Finalmente siamo in sala di nuovo al Duke 125 2017 e per cui ben ritrovati qua sul canale di HP Biker. E oggi, se avete visto lo scorso video, ero indeciso se andare alla Betone oppure no. Sono a Pieve Belago, confine con la Toscana. Guardato Google Map, raga, mancano 11 km, 16 minuti al passo della Betone, che non so in realtà se è un passo oppure no. In ogni caso stiamo andando alla Betone, per cui ho detto cazzo, sono arrivato fino a qui, mi sono fatto 60 km, vuoi non farne altri 11 per arrivare al passo o con la Betone? Ho detto andiamo, dai, 16 minuti ce la possiamo fare, dai raga, dopo ne devo fare 80 per tornare a casa. Se la gente non facesse i 20 però sarebbe meglio, raga, perché sennò non arrivo più, che ho paura che siano 11 km tutti di tornanti, per cui sarà lunga, per cui se becchia le macchine non arriviamo più. È che non ho un 1500 per sorpassare, basterebbero giusto quei 20 cavalli in più, 20 giusto, anche 10, guarda, forse anche 10 sarebbero sufficienti. Dai bomber, salve bomber, accelera. Oh, adesso sì che ne possiamo andare. Ah, c'è caldo, raga, però. Ah, aspettate che apro un attimo la finestra. Ah, se sentite del casino è normale, ma mi sto arsorando, raga. C'avevo un effetto serra dentro il casco che... Ah, molto meglio, molto molto meglio, molto bene. Facciamoci sti 11 km a bombazza, grandi, eh. Quanto sono belle queste cavolo di strade con tutti gli alberi dritti che penso siano pini. Non lo so, ho detto un sacrilegio di quelli enormi, però non ne ho la minima idea di che cazzo siano abeti. Boh, quel cavolo che sono, raga, non lo so, non mi intendo di natura. Andiamo alla Betone, dai, eh. Andiamo alla Betone col Duke 125 2017, nuovo titolo, vedi? Fiumalbo, dai, qua ci sono le piste da sci se non sbaglio. Andiamo a sciare, difficile, ci sono 35 gradi. Fiumalbo, città d'arte. Qua ci sono stato tempo fa a Betone Lucca. Noi andiamo da Betone Lucca, però come siamo messi qua? Betone sinistra 7 km, molto bene. A Fiumalbo ci dovrei essere stato tempo, molto tempo fa, insomma ero piccolo, ci sono venuto a sciare o qualcosa del genere, o a mangiarmi la polenta col cinghiale, non lo so. E mi ricordo che ci sono gli impianti di risalita che vanno su verso il monte, che penso che sia il cimone, cioè il cimone, comunque la catena comprensoria del cimone, ed era veramente pazzesco, era veramente molto molto bello. Thank you.
spero che tenga botta la GoPro fino alla betone, perché ho solo una batteria dietro e non vorrei rimanerci in mezzo, perché ho già registrato un video tipo di 20 minuti in 4K 60 fps. Dogana, raga, siamo arrivati alla dogana. E invece no. Firenze. Vi giuro che è la prima volta che vengo in questa zona, non ho la minima idea di che cosa ci sia qua attorno. Cioè, la prima volta nel senso che ci vengo, che guido io, per cui... Oh, iniziano i tornantini verso il passo. Secondo me qua c'è il passo. Emilia Romagna Toscana. Senza tornante. No, però raga, qui qua bisogna che mi fermo a fare una foto, perché è spettacolare il cimone da qua, eh. C'ho anche la macchina fotografica dietro. Un attimo guardare come siamo messi con la GoPro, perché c'è l'ultima tacchettina, raga, ho un bruttissimo presentimento, raga, se dovesse sparire il video vi farò un altro un po' così in post produzione, mi dispiace raga, ma c'è solo una batteria, se dovesse morire vi giuro quando arrivo ad Avettone vi faccio vlog col telefono. Fai Dello, grande Dello, è un mio amico. Finito già Fai Dello, grande Avettone, raga, siamo arrivati alla Avettone Toscana, siamo al passo, grande Toscana Emilia Romagna. Ma mi stai dicendo che questo è il passo? Penso di non aver mai visto un passo così triste, c'è un cartello tristissimo senza neanche un rifugio. Un ristorante, un cavallo, che qua c'è il paesino, però. Impianti scisti. Porca troia, ragazzi, ma c'è un freddo porco! Vacca, è cambiata l'aria, c'è freddissimo! Oh! Siete matti! Oh, io sono vestito da spiaggia, eh! C'ho la giacchettina e basta! Vacca, che cambia di temperatura, raga! Spettacolo, potrei star qua fino a domani! Potrei veramente stare qua fino a domani. Ah, che spettacolo, non sentivo una temperatura così bassa da mesi. Ah, raga, sembra una cosa bruttissima questa, ma vi giuro che è uno spettacolo. C'è una location figa per fermarsi un attimo, che voglio fare una cazzo di foto. Porca troia, non ci vede un cazzo. Niente raga, non ci vede un cazzo, per cui passo a Avettone, grande, allora non era quello il passo, quello era solo il confine con la Toscana. Sto bordello.
Vettone del Brennero. Ah, vedi che qua ci sono tutti gli impianti ciclistici. Qua raga ci sono tutti gli impianti dal downhill, guardate tutti quelli con le bici. Era questo, sai che riuscivo. No, ma c'è anche qualcosa oggi, perché ci sarà una gara di downhill probabilmente. Spettacolo. Beh, però manca un chilometro al passo. Che fai? Non ci arrivi? Come minimo, ormai raga, faccio il giro in tutta Italia, perché a forza di dire come minimo valico della Betone, 1388 metri sul livello del mare. E ripeto, non c'è un cazzo di ristorante? Ah, forse siamo qua raga, siamo arrivati. Sta ancora funzionando, vero Gina? Sì. Spettacolo raga. A Betone Multipass, qua ci sono gli impianti. C'è un cazzo di spiazzetto dove fare una fucking foto? No, eh? Niente ragazzi, comunque noi siamo arrivati alla Betone. Per cui direi che possiamo anche concludere qua questo video con la finestra aperta, raga, perché c'è un po' caldo. Anche se la temperatura qua, raga, è veramente divina. Cioè, proprio divina, di spettacolo. Io mi potrei fermare qua da qualche parte. Tipo qua. Ah, guardate che panorama, figata raga, veramente una figata. Niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Siamo arrivati alla Betone, missione compiuta. E niente, lasciatemi un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale di HP Biker per continuare a seguirmi nei prossimi video. E noi ci vediamo sempre qui in Serra al Duke 125 2017 per altri video. Ciao belli.